Villa sotto casa, Vimercate. Villa sotto casa è caratterizzata dall'ampio cortile d'onore, su cui prospetta la facciata principale, decorata da lesene lisce e coronata ad attico con vasi e un piccolo timpano. La facciata verso il parco è rettilinea e ripropone con alcune accentuazioni i motivi di quella d'ingresso. Il nucleo originario risale alla fine del Cinquecento, quando la villa era del marchese Francesco Sfondrati. Intorno al 1769 i Visconti di Brignano costruirono gli attuali edifici. Modifiche rilevanti furono realizzate dopo il 1860 dai nuovi proprietari, Luigi Ponti e sua moglie Elisabetta Sottocasa, con l'aggiunta delle nuove scuderie e del maneggio coperto. Alla morte dei coniugi Ponti, la villa passò alla famiglia Sottocasa, che le ha dato il nome e l'ha abitata fino agli anni 60 del Novecento. All'interno si trovano ambienti caratterizzati dal gusto eclettico della metà dell'Ottocento. Nel salone corre un lungo fregio monocromo, mentre alcune sale presentano importanti lampadari in vetro di Murano. L'ingresso è in stile neoclassico, con grandi colonne e bassorilievi alle pareti, completato da statue. Un satiro danzante, una Venere, una copia dell'Apollo del Belvedere. Molto originali sono le decorazioni della sala del biliardo, ispirate alla pittura vascolare greca, mentre la sala da pranzo è decorata con immagini di uccelli e selvaggina. Nella villa si trova il piccolo oratorio privato, con una tela con l'Immacolata, eseguita dal Legnanino nei primi anni del Settecento. Alle spalle si sviluppa il grande parco all'inglese con praterie e alberi secolari, e alcune tipiche costruzioni, come la limonaia e la torretta neogotica. Nell'anno 2001 il comune di Vimercate ha acquistato Villa Sottocasa per insediarvi un centro culturale con spazi espositivi e la sede del MUST, Museo del Territorio.